saluti dei nostri cari ascoltatori, ascoltatori, ma stiamo anche diventando amici, tra virgolette. Giovanni Mortillo e Natalina iStyle Dealer, cara Freddy, e non solo. E adesso il brano che andrete ad ascoltare è lui. Lui è Daniele Zummo, il cantautore di questo brano dal titolo Scoprirò l'Oriente. Danger, danger, danger. Oltre i confini della mia mente, scoprirò l'Oriente, hey! Scoprirò l'Oriente, hey! Oltre i confini della mia mente, scoprirò l'Oriente, hey! Scoprirò l'Oriente, hey! Oltre i confini della mia mente, scoprirò l'Oriente, hey! Scoprirò l'Oriente, hey! Oltre i confini della mia mente, scoprirò l'Oriente, hey! Scoprirò l'Oriente, hey! Andare in Oriente a scoprire nuova gente, chissà se in Oriente posso diventare forte. In Oriente atti e rispetto e cultura, c'è gente che mangia sushi dopo un banzai full contact. In Oriente c'è qualcosa che è diverso, mi attrae come fumetti, manga e occhi a mandorla. E fuochi d'artificio, sai che prima o poi mi mancherà, come questa mia città da dove sono nato. Oltre i confini della mia mente, scoprirò l'Oriente, scoprirò l'Oriente. Oltre i confini della mia mente, scoprirò l'Oriente, scoprirò l'Oriente. Se non partirò in Oriente come dai cantre, partirò, sì lo so, con il mio flow. Distruggerò il nemico meglio dei Shaolin, monaci del tempio dell'Oriente, credimi non mancherà mai il tempo, fidati, perché l'Oriente è l'Oriente della gente, più forte veramente, come Bruce Lee, lotterò per la dignità che porto sempre con me. Per la mia cultura che dura, stampata a fuoco e ferro, con i rap sulle mura di un riposo in pace. Ma l'Oriente mi piace, e non lo dico falsamente, ma lo stimo veramente e lo dedico all'Oriente. 1, 2, 3, ragazzi. 1, 2, 3, Novazzi. 1, 2, 3, ragazzi. 1, 2, 3, ragazzi! Oltre i confini della mia mente, della vostra mente, scopriremo sì. L'Oriente. È bello questo brano. Sì, sì. Complimenti a Daniele Zummo. Lui vive a Lercara Freddi. Hai capito. Si è inciso questo brano, ma ne ha inciso altri. Infatti, se non ricordo male, a breve sta organizzando un concerto con i suoi brani. Poi pian piano poi lo scopriremo solo vivendo. Sì. Hai qualche altra musica da farci ascoltare stamattina? Sì, allora c'è una canzone che devo fare i